Agostino compare nel paradiso dantesco assolutamente in prima fila, vale a dire nella rosa mistica, nella rosa dei beati, di fronte alla Vergine, di fronte a Pietro e ai due Giovanni, e insieme a Francesco e Benedetto, il che significa che Agostino viene percepito come un fondatore di ordine religioso, in definitiva, così come Francesco e Benedetto, e quindi già in questo Dante ci fa capire come la percezione del vescovo di Ippona sia stata quella di un homo religiosus più che di un filosofo, appunto di un fondatore di ordine, quindi in qualche modo un iniziatore di un percorso, di un itinerario spirituale, un uomo di spiritualità più che un uomo di pensiero.